150 posti di Nasce un nuovo contenitore culturale a Trappeto, iniziativa dal valore doppio, dal momento che sorge in un bene che un tempo era della mafia. Oggi ha aperto le sue porte il MUMART, il Museo del Mare, che ha proprio come filo conduttore quello di valorizzare la tradizione economica e sociale trappetese, per l'appunto la pesca. L'opera, che si trova in piazza Madonna di Fatima, è stata finanziata dal GAC Golfi di Castellammare e Carini. Ad essere ristrutturato un bene confiscato ampio all'incirca 250 metri quadrati e suddiviso in sei distinti locali. Il direttore artistico del museo, Gianluca Cangemi, ha voluto dare un'impronta netta al museo. Accanto alla tradizione, rappresentata dai tantissimi reperti di proprietà comunale, è stata associata l'arte moderna, un cantiere che è ancora aperto e che è destinato anche ad ampliare la sua offerta. E nelle more, diciamo, di costruzione di questo percorso, abbiamo anche incontrato altre agenzie culturali. Ne citerei una su tutte, che è il Dumal Riso, polo regionale di arte moderna e contemporanea, col quale stiamo cominciando a lavorare per costruire un percorso comune e fare in modo che la ricerca scientifica possa anche partire dall'interno del MUMART. Tra le opere d'arte moderna installate, che resteranno in esposizione sino al prossimo 31 gennaio, figurano quelle dell'associazione Aindartes e Chirò. In questo modo è stato dato vita ad una vera e propria collettiva, coniugando il linguaggio creativo con l'importante mole di reperti della tradizione del lavoro marittimo e contadino presenti nella struttura. L'impostazione che verrà seguita anche in futuro è quella di dare uno spazio espositivo a giovani talenti artisti siciliani, alcuni più noti, altri meno, ma tutti di indiscusso valore. La sede del museo sarà anche luogo di ricerca storico-scientifica sul grande patrimonio della cultura immateriale del comprensorio. Qui si tratta di recupero di un bene confiscato alla mafia, quindi dal valore estremamente importante, era molto ridotto male. Abbiamo, dal punto di vista edilizio, recuperato un bene restituito alla città di Trappeto, ai cittadini di Trappeto, ma abbiamo creato un polo museale a disposizione del territorio, a disposizione degli artisti, dei talenti del territorio. Mio padre era un pescatore, anch'io lo ero. Per questo le mie tradizioni non le dimenticherò mai e porterò avanti quelle che sono le tradizioni marinare finché sarò all'amministrazione, farò i mezzi possibili per portare avanti quelle che sono le tradizioni marinare.